A noi le disgrazie capitano solo di lunedì, questo dato è certo e non vale nemmeno la pena di starlo a discutere qui. Con il che la cosa sarebbe conclusa, se non fosse che ce n'è un'altra che non mi torna. Ma vado con ordine. Un giorno stavo facendo il contorno ai numeri del mio calendario e vedo mia sorella che prepara l'inalatore. Ha gli occhi gonfi. E il naso intasato dal raffreddore. Chiusa com'è, non si accorge che mette il detersivo per lavatrice al posto del vaso dilatatore. Fa una smorfia, cita due versi di Dante e inala. Da quel giorno la vedo sniffare dal tappo del detersivo ogni volta che si sente un po' giù e trasformarsi in un leone dopo due o tre tiri. Un lunedì prendo coraggio. E le suggerisco che forse è meglio cercare qualcuno che la comprenda. Mi risponde: voglio essere fraintesa. Da quel momento il mio ombelico è quadrato. Quando mia madre disse a mio padre che era finita l'acqua fredda, era una domenica d'inverno. L'acqua calda, vorrei dire. No. Parlo proprio di quella fredda. Insistendo che era impossibile che d'inverno si scarseggiasse d'acqua fredda, mio padre si precipitò in caldaia per mettere in mostra le sue doti. 5 minuti dopo si potevano vedere i miei calzini della principessa Sissi, le fotografie di mia sorella in Tibet, nonché tre diversi ordini dei cappellini di primavera di mia madre. Uno per ogni grado di parentela. Galleggiare a velocità da crociera su una piena d'acqua bollente che scorreva sopra il parquet nuovo. Noi eravamo appollaiate sull'armadio. Quando mio padre si decise a chiamare i pompieri, erano già le 2 di notte di lunedì e la casa era ormai inondata.